trovati l'informazione di GRP nell'ambito sanitario. Oggi non c'è, come vedete, appunto Elena Vallana, che salutiamo, eccezionalmente la sostituisco io, appunto, ma soltanto per poche puntate, per carità, poi ritornerà qui su questa poltrona, ma naturalmente continuiamo, GRP continua a occuparsi di salute e di informazione appunto nel mondo della salute. E oggi con noi c'è il dottor Ruggero Guglielmetti, benvenuto dell'ASL di Novara. Buongiorno a tutti. Manero. E il dottore è un otorrino laringoiatra e con lui ci occuperemo soprattutto in questa puntata del tema dell'udito, un tema molto ampio e anche rilevante che coinvolge non soltanto le persone più magari più là negli anni, anche no, se forse certo. Così si può pensare a livello superficiale. Ecco, appunto, i deficit uditivi quindi possono colpire un po' a tutte le età, o c'è un'età specifica? No, direi che sono problemi che possono coinvolgere dall'età neonatale fino all'età avanzata. Ovviamente le problematiche sono diverse, però effettivamente a tutte le età questo problema può essere importante ed è sicuramente da valutare sempre e non da sottovalutare. Spesso l'udito non viene considerato nella sua importanza perché spesso non ci facciamo caso. Quando invece abbiamo problemi, allora ci rendiamo conto di quanto sia importante. Questo prevalentemente nell'età adulta e nell'età avanzata, questo problema può diventare importante perché si fa effettivamente fatica a comunicare e questo però ci si rende conto solo quando avviene. Ecco. Certo. Mentre invece l'età infantile è molto importante per un altro fattore, perché se manca l'udito non riesce a sviluppare il linguaggio in maniera adeguata, quindi questo è un problema importante per questo motivo soprattutto. Per invece procedendo poi con gli anni, c'è un'età specifica in cui inizia un calo uditivo? Direi che possiamo dire che nasciamo con un udito e piano piano nel corso del tempo, nel corso degli anni, questa funzionalità diminuisce. Quindi è una diminuzione progressiva che può dipendere certo da una familiarità e dalle situazioni a cui andiamo incontro, dalle nostre situazioni lavorative, alle nostre situazioni, alle patologie che abbiamo, eventualmente ad esempio se abbiamo un problema di pressione, se abbiamo un problema di diabete, ci sono vari fattori che possono aumentare e velocizzare questa perdita dell'udito. Ecco, ci sono due parole difficili, presbiacusia o ipoacusia, che differenza c'è, che cosa vogliamo dire? Ma l'ipoacusia in senso generale è la perdita della capacità uditiva, la presbiacusia è un particolare tipo di ipoacusia, cioè quella perdita di udito che inizia a comparire con l'età adulta e con l'età anziana e dipende spesso proprio da una familiarità e da fattori ereditari. E quindi ci sono persone che hanno una perdita di udito più precoce e quindi in questo senso quando questa compare in età adulta e non in età anziana parliamo di questo tipo di problema. Ecco, appunto, ma nei bambini invece, come ha detto all'inizio, quali sono le cause che portano a deficit uditivi per i bambini? Ad esempio nei bambini abbiamo due grandi categorie, due grandi problematiche. Una patologia che può riguardare l'infanzia e tutta quella patologia che può essere congenita e che quindi determina una perdita di udito nei primi anni di vita. E oppure una perdita invece di udito dovuta a dei fattori, dovute a delle situazioni ad esempio di otite, che nei bambini è molto frequente, quando in contemporanea abbiamo la presenza di un'ipertrofia degli adenoidi, associato o meno alla ipertrofia delle tonsille, che può determinare, può facilitare l'insorgenza di queste otiti catarrali prevalentemente, quindi la presenza di catarro nell'orecchio che determina un abbassamento di udito. Quindi ci sono queste due grandi categorie. Quindi le patologie che riguardano la parte interna, l'orecchio è diviso in tre grandi parti dal punto di vista anatomico, abbiamo una parte di orecchio chiamato esterno, una parte centrale che è l'orecchio medio e una parte interna che è l'orecchio interno. Nella parte dell'orecchio interno abbiamo delle strutture importanti che sono la coclea e il nervo e che sono gli organi sensoriali, quindi ci sono patologie che coinvolgono questa parte, questa porzione di orecchio,
che sono quelle che possono comparire o per problemi congeniti oppure per infezioni virali, ad esempio in età infantile, oppure delle patologie, come dicevamo, che riguardano invece l'orecchio medio, che sono legate più invece alla questione proprio delle otiti catarrali che si sviluppano in questo periodo. E per l'età adulta vale lo stesso discorso, prima ancora di parlare poi appunto di quella invece quell'aspetto fisiologico e naturale che no, in questo certo. caso, ecco. Direi che anche per l'età adulta ovviamente ci sono delle situazioni meno frequenti riguardo ai bambini, che per alcune età, ad esempio dai 3, 4, 5 anni è molto, molto frequente la forma catarrale, però anche negli adulti abbiamo delle situazioni di infiammazione dell'orecchio che può determinare una perdita di udito. E ovviamente, e poi ci sono tutti i fattori, alcune altre malattie come l'otosclerosi, che è una problematica che riguarda invece un ossicino in particolare dell'orecchio, e che determina una perdita di udito che può comparire in età adulta e poi può progressivamente determinare un aumento di questa sordità nell'adulto. Ecco, allora quando è che bisogna poi rivolgersi a un medico, un otorinolaringoiatra? Direi che rivolgersi quando, se parliamo di adulto, direi che differenzierei un attimo l'età, perché è importante. Se parliamo di adulto, quando abbiamo un abbassamento della nostra sensazione uditiva, dobbiamo rivolgerci al medico di base. Il medico di base sicuramente è in grado almeno di discriminare quello che sono la patologia, ad esempio, più frequente negli adulti, che è ad esempio il tappo di cerume, che può essere una situazione banale, che però può determinare un abbassamento di udito importante e che può essere particolarmente noioso. Sicuramente il medico di base è in grado in queste situazioni di discriminare questo tipo di patologia, che dà sicuramente dei fastidi al paziente, ma che non comporta delle problematiche così importanti. Ovviamente invece, se abbiamo una perdita di udito e quindi un abbassamento di udito e non c'è questa situazione patologica, allora conviene effettivamente rivolgersi allo specialista, perché in queste situazioni può nascondersi anche quello che noi chiamiamo sordità improvvisa, che è una improvvisa perdita della capacità uditiva e che viene curata con alcuni farmaci che però ha la sua risoluzione soprattutto la tempestività dell'intervento terapeutico. Sì. In questo tipo di patologia, se prima si riesce a intervenire, e maggiori risultati che si possono ottenere. Certo, come spesso succede in medicina, ecco, in generale, però sicuramente. Sì, direi che questo è proprio un classico esempio in cui l'intervento terapeutico tempestivo può essere molto utile e può dare risultati determinanti. Uno dei fattori prognostici in questo caso sicuramente è più importante. Ci sono degli esami particolari che avete a disposizione, diciamo? Certo, allora, di fronte, direi che l'esame principe è quello che noi chiamiamo esame audiometrico, è quello che sicuramente nel corso della vita tutti prima o poi fanno, è che si fa in una cabina silente in modo tale da cercare di valutare la capacità uditiva togliendo quello che sono i rumori esterni, le interferenze che ci sono nell'ambiente. In questo caso il soggetto, al paziente vengono fatti sentire dei suoni, si riesce a capire qual è la capacità uditiva del paziente. Accanto a questo esame audiometrico, che diciamo è l'esame principe, ci sono poi altri esami di secondo livello che possono essere importanti in alcuni tipi di patologie, che sono ad esempio l'esame impedenziometrico, ci sono anche i potenziali evocati e poi anche in alcune situazioni, per fare una diagnosi corretta, è necessario anche usare delle tecniche di imaging, delle tecniche di radiologia, come ad esempio ultimamente la risonanza magnetica ci ha aiutato molto proprio per differenziare e per farci diagnosticare quelle che sono le patologie che coinvolgono proprio la parte interna dell'orecchio, l'orecchio interno, che in epoca pre-risonanza magnetica diventava più difficile da diagnosticare. Certo.
Ecco, c'è chi ci scrive, sono un amante delle immersioni subacquee, è vero che chi fa sub è più a rischio la sordità? Direi che non è che è più a rischio, direi che l'immersione è una situazione in cui possono svilupparsi delle problematiche di differenze di pressione. Andando sott'acqua bisogna compensare la variazione di pressione, perché all'interno dell'orecchio noi abbiamo dell'aria. Certo. E quindi va mantenuta, bisogna cercare di mantenere la stessa pressione. Quando non si riesce a fare questa situazione, si possono creare delle infiammazioni all'interno dell'orecchio e quindi possono crearsi delle otiti e delle infiammazioni che noi chiamiamo proprio barotraumatiche, ma che possono coinvolgere i sub o possono anche coinvolgere delle situazioni, ad esempio quando si va in un aereo che non è ben pressurizzato, può succedere la stessa situazione, proprio legato allo sbalzo di pressione che il soggetto non riesce a compensare. Può succedere ad esempio quando si va in aereo che con un raffreddore, con una patologia ad esempio che coinvolge il naso, e quindi il canale che collega naso e orecchio, che è la tuba di Eustachio, che serve proprio per compensare, in questo caso se è ostacolato dalla presenza di situazioni catarrali, questo può determinare poi una problematica anche a livello dell'orecchio. Ecco, quindi bisogna comunque stare attenti anche in queste occasioni. Bene, per ora allora la ringrazio per i suoi suggerimenti anche pratici, e grazie naturalmente a voi per averci seguito. Come sempre l'invito a inviarci segnalazioni, suggerimenti anche sugli argomenti da trattare alla nostra mail grp@grp.it. A presto.